La FB Costruzioni SRL. Leggiamo questo messaggio. La FB Costruzioni SRL diventa partner dell'ASD Camerino Calcio. La FB Costruzioni nasce nel 1992 in Veneto e Lombardia con l'obiettivo di soddisfare in modo compiuto la domanda del mercato delle costruzioni, sempre più orientato ad avere un unico interlocutore capace di offrire un servizio chiave in mano. L'alta professionalità delle maestranze aziendali e le scelte societarie hanno portato la FB ad avere un trend di crescita costante, riuscendo a soddisfare le richieste più diversificate sia in ambito di edilizia residenziale, costruzioni, ristrutturazioni, restauri, che industriale e infrastrutturale, sia pubblico che privato. Siamo da anni ormai presenti anche sul territorio marchigiano, con l'apertura di una sede a Camerino e una a Tolentino per contribuire alla ricostruzione post-sisma. Ringraziamo dunque ancora la FB Costruzioni SRL in attesa dell'ingresso delle squadre nel campo di gioco con Montserrat Luciano Rodolfo con il numero 10 e Salvetti Alessandro con il numero 11 a disposizione. Pazzelli, Mancinelli, testa male, Montserrat ora che supera ancora Serafini, sulla sinistra entra dentro l'area, Montserrat, tiro, bene il tiro tentato da Montserrat di destro, poco fuori al lato. Punto per il terzo posto per il Camerino per scongiurare invece il pericolo play-out. Montserrat dentro per Ulissi di destro, fuori, molto largo, di prima aveva tirato l'attaccante Camerte. Salvetti cambia fascia bene per Santa Maria Nova sulla destra che crossa Montserrat, si gira a mezza rovesciata però il pallone lento sulla sinistra del portiere che scuotero. Duetta con Vecchi, di nuovo parla per Serantoni che crossa dentro l'area di testa Sinigallia, alto, poco alto però sopra la traversa. Proteggere il primo palo, Meschini di destro, crossa direttamente sul primo palo, Sabatucci con i pugni, Salvetti mette al lato per non rischiare nulla, di nuovo la mette al lato per Giulianelli, Giulianelli alza lo sguardo, prova di sinistro direttamente dentro l'area, ma finisce dritto sulla porta e segna da oltre 30 metri Giulianelli sopra la testa di Sabatucci, 1-0 dunque per la squadra di casa, il San Claudio. Gaglia invece che lancia i Bing Wang, fischia prima il signor arbitro, la partita finisce qua, vittoria per la squadra di casa di San Claudio.